Ho trovato l'idea di questa pasta frolla sul sito Green Me, un sito che tratta principalmente di tematiche green, quindi verdi legati all'ecologia e al mangiare sano. L'idea mi è piaciuta moltissimo e ho voluto provare anch'io questa ricetta. Un consiglio importantissimo è quello di utilizzare un avocado estremamente maturo, al limite del limite, diciamo, molto 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 morbido. Comunque sul blog trovate la ricetta per iscritto e altri consigli per far venire al meglio questa pasta frolla. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram, dove sono presente tutti i sacrosanti giorni. Come prima cosa divido l'avocado in due, tolgo il nocciolo e peso 80 g di polpa. Poi frullo la polpa finemente fino a ottenere una crema molto liscia e omogenea. In una ciotola unisco lo zucchero, la farina, l'uovo, il bicarbonato, la vaniglia, la buccia del limone e un pizzico di sale e mescolo brevemente. Aggiungo poi anche la crema di avocado e con un cucchiaio di legno amalgamo bene gli ingredienti fino a ottenere un composto compatto. Mi aiuto anche con le mani per impastare bene e se l'impasto dovesse essere troppo appiccicoso si può tranquillamente aggiungere via via un po' di farina. L'impasto si può utilizzare immediatamente. Purtroppo non mi sono accorta che la telecamera mi aveva abbandonato. Vi riassumo brevemente quello che ho fatto poco fa. Ho unto la teglia con dell'olio di semi e spolverizzato la base con della farina e ho steso sulla teglia 3/4 dell'impasto. Mi raccomando, utilizzate degli strati abbastanza fini di impasto, non troppo spessi. Bucherello la superficie con una forchetta e poi distribuisco sopra la marmellata, in quantità come sempre. Questa è una marmellata fatta in casa da mia zia Franca, che fa sempre delle cose meravigliose, spesso le pubblico su Instagram, quindi se siete curiosi le trovate lì. Stendo anche l'impasto restante, utilizzando sempre un po' di farina per non far appiccicare il tutto, e utilizzo delle formine a cuoricino per decorare la superficie. Naturalmente potete anche fare le classiche striscioline. In forno a 180 gradi per una mezz'ora circa. Sforno, lascio raffreddare e spolverizzo con dello zucchero a velo. Ed ecco la crostata pronta. Lasciatemi un like se vi è piaciuta e ci vediamo alla prossima. In the kitchen I was born.